Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Il Vaticano è in preda a una battaglia tra liberali e conservatori. Non sappiamo se tutto è pronto per la elezione del prossimo Papa. Le mosse dei cardinali liberali e quelli conservatori stanno combattendo in vista del prossimo papato e dell'inizio anche della tribolazione. Quando i cardinali si rendono conto che il papa, pseudopapa o altro, è divenuto anziano e afflitto da una malattia, cominciano a elaborare le loro strategie per affrontare quella inevitabile transizione. I giornalisti specializzati si stanno già accorgendo di questi movimenti elaborati dai cardinali che stanno anticipando il successore del cosiddetto pampero della Pachamama. E in questa occasione molti sono particolarmente preoccupati perché l'elezione del prossimo Papa ha dei connotati del tutto particolari. Innanzitutto, perché il pontificato del patron della Pachamama è stato dirompente rispetto ai precedenti e in diverse occasioni ha manifestato la propria apostasia e contrarietà alla linea di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco perché, secondo molti, si osservano i segni inequivocabili dell'inizio della grande tribolazione. Ci sono al nostro tempo profezie che emergono quasi come delle guide divine nel mezzo di questa tempesta. Vogliamo parlare di queste profezie che abbiamo e che trattano della problematica della Chiesa e del Papa per i tempi che stiamo vivendo. Ma quali saranno le tattiche che useranno i liberali che sono legati alla figura del patron della Pachamama, oppure dei conservatori, di coloro che vogliono conservare la parola di Gesù Cristo riguardo il futuro Papa, riguardo il successore? Secondo quanto disse la Madonna a Concita de Garabandal negli anni 60, dopo la morte di Giovanni XXIII erano rimasti solo tre veri papi, più uno che non contava perché avrebbe avuto un pontificato di brevissima durata. E poi sarebbe arrivata la cosiddetta fine dei tempi, il che senz'altro implica un intervento del cielo per rimuovere il potere che in questo momento è detenuto da Satana. Ci sarà una grande tribolazione, così come dicono tutti i veggenti, e ci sarà anche un conseguente rinnovamento del mondo che ci condurrà a quel meraviglioso tempo di pace predetto anche nelle sacre scritture. Quindi il pontificato del patron della Pachamama dovrebbe cadere proprio alla fine dei tempi. Questo diciamo che forse è l'inizio, perché i quattro pontificati di cui ha parlato la Vergine sono già passati. E questo prossimo pontificato avrà forse luogo nel mezzo dello svolgersi della tribolazione? La seconda profezia rilevante è quella di San Malachia, un santo vissuto nel XII secolo, che identificò ciascuno dei 112 papi da Celestino II dal 1143 in poi con un motto e con delle brevi frasi in latino. E in generale le sue descrizioni sono tutte molto accurate. Il Papa Centodecimo porta il motto dell'opera del sole. Nella sua frase si può identificare Giovanni Paolo II. Il Papa Centoundicesimo reca il motto la gloria dell'ulivo. E sappiamo che esso non è altri che Benedetto XVI.
E poi arriva l'ultimo motto con cui Malachia chiude l'elenco, come se non ci fossero più papi, e non gli dà un numero. Il suo motto è Pietro il Romano. E la frase è questa: nella persecuzione finale di Santa Romana Chiesa regnerà Pietro il Romano, che pascerà il suo gregge attraverso molte tribolazioni. Dopodiché la città dei sette colli sarà distrutta e il giudice terribile giudicherà il popolo. Fine. Questo pontificato corrisponderebbe al patron della Pachamama secondo quest'ordine temporale. Ma il teologo gesuita del XX secolo, padre Juan Manuel Igartua, concluse che questo motto probabilmente includeva due pontificati secondo la sezione aurea. Uno sarebbe il papa che regnerebbe durante la persecuzione della Chiesa romana, che pascerebbe le sue pecore attraverso molte tribolazioni. Egli la chiama persecuzione e gli attribuisce regnante nel tempo della tribolazione. E così l'ultimo motto, il numero 113, sarebbe Petrus Romanus, che corrisponde al pontefice regnante al momento dell'intervento di Gesù Cristo e della fine della tribolazione, immediatamente prima del trionfo del cuore immacolato di Maria, la nuova Pentecoste e quella meravigliosa era di pace che noi tutti aspettiamo. Ma esiste un'altra interpretazione complementare, la quale suggerisce che questi due motti di Igartua non corrispondono a singoli pontefici, ma a gruppi diversi di pontefici. Dopo Benedetto XVI, qualcuno pensa che ci sarà un gruppo di papi che attraverseranno persecuzioni e tribolazioni, e saranno quelli identificati sotto il motto in persecuzione. E poi verrebbe un altro gruppo a cui si adatta il motto Petrus Romanus e che regnerà dall'era della pace fino alla seconda venuta di Gesù Cristo, che avverrà diversi secoli dopo. La terza profezia rilevante è quella di San Pio X, dell'inizio del XX secolo, che ebbe questa visione. Ho visto uno dei miei successori omonimo fuggire sui corpi dei suoi fratelli. Si rifugierà in qualche nascondiglio, ma dopo una breve tregua morirà di morte crudele. Questa fuga e questo martirio non sono ancora avvenuti. Ma inoltre, se si chiamasse Pio XIII come suggerito, sarebbe un pontificato conservatore, perché Pio è il nome che generalmente adottano tutti i papi conservatori. E infine abbiamo la visione di Fatima, che fa parte del terzo segreto che il Vaticano ha già rivelato nel 2000. Diciamo rivelato soltanto in parte, perché quella più dura e cruda se l'è tenuta, motivo per cui il sacerdote ed esorcista padre Malachi Martin lasciò la Chiesa. Comunque ci sono diverse chiavi per questa visione. Da un lato compaiono un personaggio identificato come papa e un altro vestito di bianco. Potrebbe essere un falso papa, il che implica che forse ci sarà uno scisma e che regneranno due papi. E la seconda chiave è che il papa venga martirizzato insieme ad altre persone ordinate e fedeli. Questo è legato alle profezie di Maria Julia Jaheny e altri, quelli che dicono che ci sarà un papa che fuggirà dal Vaticano durante la Terza Guerra Mondiale, che ci saranno persecuzioni e martiri, che Roma sarà mezza in rovina a causa dei disordini civili e della guerra, che il papa sarà catturato e martirizzato. Ora,
considerando tutte queste profezie che abbiamo riassunto, noi che cosa abbiamo? Che cosa possiamo dire? Senz'altro possiamo affermare che siamo nella fase della tribolazione e della persecuzione che subiranno i prossimi papi, che in futuro diventerà più chiaro che esistono due chiese, una falsa che vediamo anche adesso, che segue la città di Sodoma e Gomorra, l'atto d'amore e l'adorazione di idoli satanici, e una invece vera, e forse ci sarà uno scisma. Che il futuro Papa o il suo successore dovranno fuggire da Roma, che saranno martirizzati e che il Vaticano sarà preso e distrutto nel mezzo di una grande guerra in Europa, questo è profetizzato da tantissime veggenti. E che il prossimo Papa o il suo successore sarà un conservatore, cioè che il tono liberale del pontificato del patron della Pachamama non sarà mantenuto in futuro. Ma questo che cosa significa? Forse che il diretto successore del Signor della Pachamama sarà un conservatore? Non necessariamente. Forse avremo un Papa conservatore ancora più avanti, o forse ancora più avanti. Tutto è fermo e indeciso perché il 75% dei cardinali elettori sono stati nominati proprio dal patron della Pachamama. E il suo criterio è stato quello di promuovere al cardinalato vescovi liberali, amanti di Sodoma e Gomorra, amanti dell'atto d'amore, amanti dell'adorazione di idoli satanici, affinché la sua linea continuasse. E sta anche pressando il passo per introdurre misure ancora più liberali nella Chiesa, come la Chiesa sinodale e la fiducia supplicans. Tuttavia, anche i conservatori stanno giocando le carte. All'inizio del 2024 è stato diffuso tra i cardinali un documento intitolato Il Vaticano domani, presumibilmente redatto da un cardinale cattolico conservatore, dove dice che il compito del prossimo pontificato dovrà essere quello di recuperare e ristabilire le verità che sono state lentamente oscurate o perse tra tanti cristiani. E menziona che nessuno è salvato se non attraverso nostro Signore Gesù Cristo e solo attraverso di Lui. Che Dio è misericordioso ma anche giusto, che è intimamente interessato ad ogni vita umana, che perdona, ma ci ritiene anche responsabili, perché non è solo salvatore, ma è anche giudice. Che l'uomo è una creatura di Dio, non una sua invenzione. Una creatura non solo emotiva e dotata di appetiti, ma anche dotata di intelletto, di libero arbitrio e di un destino eterno. Che esistono verità oggettive, immutabili sul mondo e sulla natura umana, che possono essere conosciuti attraverso la rivelazione divina e l'esercizio della ragione. Che la parola di Dio, raccolta nelle sacre scritture, è eterna, è affidabile ed ha una forza permanente. Che il peccato è reale e che i suoi effetti sono letali. E che la Chiesa sia l'autorità che il dovere di fare discepoli in tutto il mondo, di fare discepoli tutti i popoli, abbracciando con gioia quell'opera d'amore missionario e salvifico che purtroppo ha delle conseguenze. E spesso queste conseguenze sono il martirio. Ecco, questo è tutto quello che noi pensiamo per le profezie future sul pontificato e su come i liberali e i conservatori si stanno posizionando per il prossimo conclave
per finire di affondare la Chiesa o per poterla salvare. Preghiamo perché la Chiesa ritorni a essere completamente di Cristo, nel nome potente e glorioso di Gesù. Amen, amen, amen.